Il Napoli in campionato non sbaglia più, vittoria secca, larga, decisa, convincente col Bologna. Napoli che gioca bene, in difesa praticamente impeccabile, non concede niente come sempre. 3 gol presi in 10 partite, miglior difesa in maniera strameritata della Serie A con pochissime palle gol concesse. In attacco Napoli che comunque gioca bene, ma questa non è affatto una novità, visto che comunque dai tempi di Mazzarri, del Lavezzi, di Cavani, il Napoli in attacco è sempre messo bene e anche con Spalletti lo è. In difesa però no, ragazzi, la difesa è una novità, difesa del Napoli che è veramente un muro, una muraglia. A parte Koulibaly, anche i terzini, anche comunque Rachmaninov, chi gioca per lui, sono sempre impeccabili. Napoli che quindi vince e torna subito al primo posto in classifica a pari punti col Milan. Comunque, prima di parlarne, come sempre, iscrivetevi, commentate e se vi va lasciate qui sotto anche un bel pollice in su. Detto ciò, Napoli che comunque gioca bene, difesa d'acciaio e attacco che è tanta roba, anche oggi parecchi gol. È vero, è due su rigore, però a parte gli slogan vuoti, stupidi, rigore per il Napoli, per me, ragazzi, se i rigori ci sono, vanno dati. Oggi il primo per me è netto, mani, totale, netto, palese di Medel, che non può saltare così mai nella vita. Forse un contatto con Osimhen, sì, può essere, ma per me quel rigore è netto, ragazzi. A parte che penso che il contatto sia successivo, ma Medel aumenta notevolmente, diciamo, il volume del corpo, alzando quel braccio in maniera palese come la statua della libertà. Quindi rigore che per me è sacrosanto. Sul secondo, qualche dubbio in più. Per me il contatto c'è, ma forse non è da rigore, perché quel contatto lì mi sembra veramente un normalissimo contatto di gioco. E onestamente, io, per come sono fatto, quel rigore lì non l'avrei dato. E ho visto rigore anche al Napoli non dati, molto più palesi, molto comunque più clamorosi anche in questo campionato. Ma chiusa questa parte, diciamo, che riguarda gli arbitri, parliamo della partita Napoli che non parte benissimo, Bologna Gagliardo, Bologna comunque che gioca bene, tosto in difesa nella prima parte di gara, e Bologna che comunque dà qualche pensiero di ripartenza al Napoli. Poi segna Fabian Ruiz, il Bologna sbaglia in fase d'uscita, comunque esce male col pallone, il Napoli recupera palla, mi sembra Lozano per Elmas che serve Fabian Ruiz, gol perfetto, veramente il coniglio dal cilindro ha tirato fuori Fabian Ruiz, ma questi colpi ce l'ha sotto al 7, gol 1-0 e partita che cambia in maniera totale e praticamente definitiva. Poi il Napoli comunque va sul 2-0 con quel rigore che vi ho detto prima, trasformato da Insigne. Insigne oggi 2 su 2 su rigore, tanta roba. Onestamente io, è vero che il Napoli non ha tanti rigoristi, però non è che mi fido più tanto a farli tirare ad Insigne. Però comunque se li segna, ben venga per il Napoli, per loro. Napoli che quindi va sul 2-0 a fine primo tempo, e Napoli che la sigilla nel secondo, sempre su rigore, sempre con Insigne. E Napoli che quindi batte 3-0 il Bologna. Bologna poi arrendevole, che fa poca roba, che praticamente dopo l'1-0 si squaglia in maniera totale, non fa più nulla. Napoli che gioca bene, Napoli che per me quest'anno può vincere tutto, sia l'Europa League che la Coppa Italia, ma anche lo scudetto, perché quest'anno non stiamo vedendo una squadra che domina e che è molto meglio degli altri. Alla fine anche la Juve così è così, l'Inter comunque punti per strada l'ha lasciati, anche con squadre, diciamo, non più forti tecnicamente dell'Inter stessa. Il Milan c'è, il Napoli c'è. Anche tutte le big, diciamo, possono fare tutto, però il Napoli quest'anno, se riesce a reggere l'impatto, diciamo, in quest'inverno con gennaio e febbraio e con la Coppa d'Africa, l'Europa League, eccetera, eccetera, se regge quel momento lì, che sarà il momento tosto nero della stagione, può fare tutto. Non sarà facile, per lo scudetto è tostissima, molto molto dura, perché il Napoli non ha una panchina all'altezza. I titolari ci stanno e sono molto forti, però in panchina il Napoli pecca un po', e per me servirebbe anche qualche aggiustamento in squadra. Anguissa, ottimo colpo in estate, ma come vi ho sempre detto, manca un terzino sinistro. Fabian, sì, Fabian, ciao, buonanotte. Mario Rui è comunque, si sta rivelando un ottimo esterno, però Mario Rui potrebbe essere un'ottima alternativa, non l'ottimo titolare. Quindi per me serviva un po' un Estupignano, un terzino sinistro. Ma a parte questo, il Napoli può farcela, sì, è molto tosta, senza dubbio, ma può farcela. Adesso, ovviamente, tocca a voi. Scrivete qui sotto che cosa ne pensate. Mi raccomando, commentate appunto col vostro parere, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like per supportare questi post partita della Serie A. Ovviamente noi ci vediamo domani. Ciao ciao!